ladies and gentlemen, welcome to join Honor Launch event. Bentornati su Startup Italia, sono nella sala stampa di IFA 2018 e vi voglio mostrare questo dispositivo che è il nuovo Honor Play. È un dispositivo che costa 329 euro ma monta lo stesso processore che monta il P20 Pro di Huawei, ovvero il Kirin 970. Naturalmente per raggiungere questo punto prezzo bisogna fare dei compromessi, quindi per esempio lo schermo non è un AMOLED ma è un semplice IPS, rimane comunque la risoluzione Full HD Plus, ha una diagonale da 6,3 pollici e ha la tacca un po' più larga di quella del P20. È un dispositivo pensato per i giocatori, non è un caso che si chiama Honor Play, quindi l'idea è quella di offrire le massime performance, anche se ha una batteria da 3750 mAh, ci saremmo aspettati qualcosa di più, per chi gioca con lo smartphone. È una tendenza che è stata lanciata in questo periodo, che segue per esempio il Pocophone F1 di Xiaomi. Anche Asus ha portato un telefono un po' diverso, perché il ROG Phone in realtà è un prodotto di fascia alta che costa molto, mentre la scelta di questi produttori cinesi è quella di andare in questa fascia di mercato attorno ai 300 euro e di offrire questo tipo di prodotto. Ha comunque l'USB Type-C, ha il jack audio per le cuffie, c'è il caricabatterie Quick Charge all'interno della confezione, manca però per esempio la certificazione IP per acqua e polvere. Insomma, tante piccole modifiche che si fanno a questo dispositivo per cercare di renderlo economico ma al contempo offrire grandi prestazioni. Interessante, lo confronteremo con il Pocophone F1 proprio per capire quali siano le differenze, quali siano le possibilità, le capacità di questo smartphone. Arriva oggi sul mercato italiano, tra le colorazioni nera, blu e violet, quindi viola. Ci sono anche due player edition, nera e rossa, molto interessanti anche perché costano appena 349 euro, quindi 20 euro in più per avere la colorazione diversa. Le prestazioni dal punto di vista della scheda tecnica non cambiano. Per il momento è tutto da IFA, ci rivediamo presto su Startup Italia.